come utilizzare il distacco dal risultato e come imparare a usare il distacco dal risultato. Allora, il distacco dal risultato è un'espressione fondamentalmente che può essere utilizzata, vedremo, è utile in diversi contesti, ma di solito si riferisce all'idea di concentrarsi sull'azione o sul processo, sulle azioni che dobbiamo fare, in qualunque caso, essendo distaccati dal risultato, finale o dal successo. Questo è un qualcosa che sembra strano. Tra l'altro, poi vedremo, saluto anche la Rana e Alessandra e Lidia, nella spiritualità questo è fondamentale, anche se non è così facile. Perché distacco dal risultato vuol dire che se una persona non ci sta con te, tu non sei attaccata. Se quella persona non ti dà quello che tu vuoi, tu ti allontani tranquillamente, mantenendoti però completamente distaccata. In altre parole, diciamo, significa mettere da parte l'ansia, mettere da parte l'ossessione, perché voi spesso siete ossessionati dalle cose, dalle persone. Mettere da parte l'ansia, mettere da parte l'ossessione per ottenere un certo risultato. Invece di concentrarsi, di concentrarvi, diciamo, invece dovete concentrarvi sul fare bene ciò che state facendo nel momento presente. Questo è un punto fondamentale perché l'ansia, salutiamo anche Roxy Rosa e Betty Cottage. Perché l'ansia da prestazione e il voler essere attaccati al risultato purtroppo vi porta a fallire, mentre salutiamo anche Antonino. Questa filosofia, dicevo, è molto importante, può essere applicata in diversi ambiti, ad esempio, le relazioni sentimentali affettive, ma poi ad esempio anche lo sport, il lavoro, la creatività, la vita in generale. Beh, ad esempio, gli atleti nel contesto sportivo, un atleta deve concentrarsi sull'esecuzione corretta delle proprie abilità, di quello che sta facendo, senza preoccuparsi troppo del risultato, del punteggio e quello che è, insomma, perché se ti concentri su quello, questo non ti porta, non ti porta a raggiungere il risultato, ma ti porta a sbagliare. D'altra parte, una cosa interessante è anche, sono anche stati fatti degli esperimenti molto interessanti. Salutiamo Carmela e Roberto, salutiamo Crezi. Esatto, giocare come fa il Brasile, divertendosi senza pensare a fare gol. D'altra parte, è la paura che ti frega. Quando sei attaccata al risultato, ad esempio, di conquistare una persona, è la paura che ti frega. Sono stati fatti degli esperimenti, no? Ad esempio camminare su una trave larga 10 centimetri. Se tu cammini su una trave larga 10 centimetri, posta 20, a 20 centimetri, diciamo, dal suolo, tutti, quasi tutti riescono a farlo. Se la stessa trave, anziché a 20 centimetri dal suolo, la metti a 20 metri o su uno strapiombo, la maggior parte delle persone cadrebbe. La maggior parte delle persone cadrebbe perché proprio perché ha paura di cadere. Quindi, se tu hai paura di fare qualcosa, non riuscirai mai a farlo per legge dell'attrazione. Quindi, ad esempio, nello sport, come dicevamo, nel gioco del calcio, ma anche negli sport individuali, è importante concentrarsi sul fare bene le cose. Senza pensare al risultato. Il risultato potremmo dire che è un effetto collaterale, un qualcosa che viene, ma noi non dobbiamo essere collegati a questo. Ovviamente questo vale anche nella spiritualità. Quindi l'idea del distacco dal risultato è proprio questa idea di pensare a fare le cose giuste. Punto. Il resto non mi interessa. Questo approccio porta dei risultati migliori perché permette intanto di fare le cose che stai facendo in modo più concentrato e rilassato. Cioè, pensa nella seduzione, se tu hai distacco dal risultato, riesci tranquillamente a conquistare le persone perché agisci e
in modo rilassato, in modo naturale. E quindi otterrai veramente una grande, salutiamo anche Roxy, anche Tug, otterrai veramente dei grandi successi. E tra l'altro non avrai l'interferenza di preoccupazioni. Il risultato, il distacco del risultato in ambito amoroso, ad esempio, è utilissimo perché ti permette di attrarre, ti permette di sedurre. Ad esempio, anziché preoccuparti costantemente del futuro, no, della conquista di una persona, concentrati sul momento presente, su quello che stai facendo senza avere paura. Ma se questa persona non ti dà quello che tu vuoi, anche lì devi essere concentrato sul momento presente e fai dell'altro. Non devi avere preoccupazioni, non devi avere aspettative. Il concetto di fondo è che il distacco dal risultato comporta l'assenza di aspettative, perché se tu hai l'assenza, se tu hai l'assenza di aspettative, riuscirai a ottenere dei grandi risultati. Dobbiamo avere degli obiettivi alti, mettere uno sforzo continuo e delle aspettative basse, perché l'aspettativa, cioè, tu fai una cosa aspettandoti qualcos'altro, invece non devi aspettarti niente. Cioè, tu come non devi essere attaccata alle aspettative. Salutiamo French. Se la cosa non va secondo i tuoi piani, devi fare altre cose. Questo sembra complicato, ma in realtà è molto più facile. Purtroppo, come dicevo anche in altre situazioni, in altri video, bene, bravo Crazy. In altri video questo è un grave problema, questo non riuscire a gestire le situazioni, perché quando una persona se ne va inizia a pensare: ma mi ha lasciato, ma come faccio adesso? Mi ha lasciato, come faccio? Se ti ha lasciato non deve essere un tuo problema, perché se tu definisci degli obiettivi alti, hai aspettative basse e metti però uno sforzo continuo, cioè fai ciò che è giusto fare. Cioè, il distacco dal risultato non vuol dire non fare un cazzo, vuol dire che fai quello che è giusto fare e poi le cose vanno come devono andare. Come facevi prima, che io non c'ero, grande Crazy. E questo è un punto fondamentale. Quindi questo veramente anche nelle relazioni sentimentali vi consentirà anche di avere una comunicazione più semplice, no? Perché se tu, come dire, anche proprio dal punto di vista non verbale, se tu sei attaccata al risultato, non vedi un cazzo, o perlomeno vedi solo cazzi. Cioè, se tu sei attaccata al risultato, non avrai mai una comunicazione non verbale fluida, non sarai mai sciolto. E questo è veramente, salutiamo anche la mazza, questo è un altro punto molto importante, no? Perché se tu sei sciolto hai di fondamentalmente sicurezza, salutiamo Leda, fondamentalmente hai sicurezza, perché se le cose, il problema è che se io mi interessa una persona, se questa qua è disponibile, bene, se non è disponibile, meglio, cioè perché, come dire, mi lascia più possibilità di scelta, no? Se è disponibile bene, se non è disponibile meglio. È un suo problema. Inizio a pensare, poveretta, non sa quello che si è persa. È fuori dai coglioni, fuori dai maroni, fuori dai coglioni. Cioè, il distacco dal risultato significa che non ho attaccamento. Adesso vediamo come provare a rafforzare questa cosa. D'altra parte, devi anche accettare la persona per quello che è, con le sue caratteristiche, le sue virtù e i suoi difetti, perché se tu cerchi di plasmare una persona, di cambiarla, ti creerai delle aspettative. Quindi questa è un'altra cosa molto sbagliata che crea degli attaccamenti. Quando interagisci con una persona, certo, puoi mettere in atto le strategie di seduzione, puoi mettere in atto le strategie comunicative. Ma
devi tenere presente un fatto fondamentale, che le strutture di fondo a lungo termine non le cambierai, perché non è che una persona nei secoli, cioè, come dire, libertina diventerà come l'arma dei carabinieri nei secoli fedele. Potrà esserlo per un periodo, ma poi le caratteristiche vengono fuori, no? Quindi, però, nel frattempo avere il distacco del risultato vuol dire apprezzare l'individualità, vuol dire accettare un'altra persona per com'è, se ti va bene, con le sue virtù e i suoi difetti, senza avere aspettative di cambiare, perché questo ti permetterà, diciamo, di, ad esempio, non avere giudizi, no? Cioè non avere giudizi su una persona. Salutiamo anche Pink e anche Margot, ma questo è fondamentale. Invece voi cercate sempre di cambiare le persone, cercate sempre di voler modificare le persone. Le persone possono cambiare per un periodo breve, ma non cambieranno mai a lungo termine. E, cioè, e questo è il grave errore che commettono quelli che ne so, sanno che hanno a che fare con una persona che non si vuole sposare e cercano di farla sposare. Ma una persona che non si vuole sposare, per fare un esempio, intanto non si sposerà comunque, o comunque sarà un infelice se si sposerà. E quindi tu devi capire, ma anche tu, se invece il tuo obiettivo è sposarti, devi sposarti, cioè non bisogna mai sacrificare. Sacrificio, ricordo che vuol dire separarsi, no? Il sacrificio non è un qualcosa, non significa essere santi o non è sinonimo di spiritualità, no? Perché spesso utilizziamo sacrificio come sinonimo di spiritualità. Sacro è separato. Allora, perché il sacrificio significa separarsi da se stessi? Non dobbiamo mai fare dei sacrifici, non dobbiamo mai separarci da noi stessi. Cioè, come diceva Lacan, ma come dicevano anche tanti filosofi, dobbiamo praticamente entrare sempre dobbiamo entrare sempre in risonanza, in vibrazione, in convibrazione con noi stessi. Quindi è un punto fondamentale. Lacan diceva che ognuno di noi ha un desiderio, e un desiderio, non un falso desiderio, cioè è come se, come dire, se nasciamo e siamo un seme di quercia, dobbiamo diventare una quercia, non possiamo adattarci e diventare un melo. Salutiamo anche Daniela. Quindi l'obiettivo è quello di scoprire il proprio desiderio. Infatti Lacan diceva che al momento, diciamo, della morte non saremo giudicati per se abbiamo fatto qualcosa di bene o di male, ma saremo giudicati se abbiamo realizzato il nostro desiderio profondo. Cioè essere ciò che vogliamo essere. E invece noi spesso ci uniformiamo ai desideri degli altri, no? Quante volte voi avete fatto delle cose per compiacere a qualcuno o per il desiderio di qualcun altro? Ovviamente il desiderio non deve comprendere un'altra persona. Cioè non è che io desidero sposarmi con Francesca e se Francesca non vuole. No, io devo desiderare qualcosa di cui possa avere, no? Qualcosa che riguarda la mia essenza, cosa io devo essere. Quindi questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. È molto importante imparare a riconoscere il nostro seme. E se sono un melo, devo diventare, se il mio seme è di melo, devo diventare un melo e non un pero, come molte persone fanno. Quindi ognuno di noi ha, come dire, nasce con dei desideri profondi, dei desideri karmici fondamentali. Quindi nell'interazione con le persone noi possiamo frequentare tutti, però poi dobbiamo imparare a saper lasciare andare persone che non sono allineate a quello che è il nostro desiderio. E purtroppo spesso noi siamo spesso condizionati, da ragazzi siamo condizionati dai nostri genitori, no? Che in qualche modo cercano di indirizzarci, ad esempio nelle scelte scolastiche, cercano di indirizzarci qualcuno anche nelle relazioni sentimentali affettive, no? Salutiamo anche Valentina. Quindi noi dobbiamo veramente realizzare noi stessi fondamentalmente.
E quindi dobbiamo apprezzare ciò che è il partner, ciò che è la persona con la quale interagiamo. Se non ci va bene, chiudere, punto. Poi è importante vivere l'amore come un processo. Considera una relazione, una storia, come un viaggio di crescita personale reciproca, anziché un obiettivo da raggiungere. Questo è un altro punto fondamentale. Per imparare il distacco dei risultati in amore, devi considerare una relazione come un viaggio di crescita personale reciproca, non come un obiettivo da raggiungere. E mi devo sposare, e mi devo fidanzare, e devo andare a convivere, e devo questo, e devo. Perché tu non devi un cazzo e l'altra persona non ti deve un cazzo, fondamentalmente. Concentrati sulla crescita personale che ti dà la relazione, sulle esperienze apprese, sull'evoluzione della relazione, sulla connessione emotiva, e devi accettare l'incertezza, perché un'altra cosa, un altro grave errore è temere che le cose possano cambiare. Tanto salutiamo Mail, Filomena e Gabriella. Intanto le cose cambieranno, intanto le cose cambieranno. Come si fa a trovare un uomo per fare figli? Beh, se il tuo obiettivo è fare figli, trovati uno che voglia fare figli. Ce ne saranno. Ecco, anche questa cosa qua, no? Non è che devi trovarti uno che ti piace, fisicamente, magari, o mentalmente, o com'è, che però non vuole fare figli. Certo, devi trovartene uno, che voglia in primaria cosa fare figli. Non si può avere, diciamo, come possiamo dire, la botte piena e la moglie ubriaca, no? Bene, ringraziamo, ringraziamo. Fai la domanda, Mario. Ricordo, chi vuol fare Dario, fare le domande, basta che fa come Dario e fa una donazione. Deve essere più o meno allineata al tema, però. Allora, quindi questo è un punto molto importante, no? Un punto fondamentale. C'è pieno di uomini che vogliono fare figli. Certo che se tu vuoi tutte le condizioni, ma io lo voglio anche ricco, ma io lo voglio anche bello, ma io voglio anche Mario Rossi, io voglio fare i figli con Mario Rossi. Ma se Mario Rossi non ha quest'idea, devi trovarti Giuseppe Verdi, devi trovarti un altro. Il vostro fatto che voi vi accagnate, il vostro fatto che voi vi accagnate, andate, siete dei coglioni voi. L'accanimento, tutti quelli che vogliono fare figli non sono esteticamente attraenti, lo so, però non si può, come dire, non devono essere il mostro di Loch Ness, ma poi spesso, però dobbiamo imparare che è proprio il nostro attaccamento, proprio il nostro bisogno che ci porta, diciamo, a trovare le persone sbagliate. Grazie Annalisa. Chi volesse fare donazioni, basta che clicca sul tastino. Quindi, questo è un qualcosa che dovete tenere presente, molto importante. Vivere la situazione come un processo e accettare l'incertezza. Cioè, anche l'amore, le relazioni sono complesse, sono soggette a cambiamenti. Devi accettare che l'esito della relazione non può essere completamente controllato. L'incertezza fa parte del percorso. Quindi devi accettare il fatto che una relazione può finire, ma anche la nostra vita finisce. Il problema è che noi spesso non accettiamo che la nostra vita finisca, no? Perché alla fine, come dire, alla fine il vero problema è che non accettate, praticamente il fatto che la vostra vita finirà. E questa paura poi è la madre di tutte le paure, no? Perché a qualunque persona a livello logico accetta il fatto che deve morire. Se io vi dico, siete consapevoli che dovete morire? Tutti direte di sì, però se vi dico, ma siete consapevoli del fatto che potreste morire anche stasera? Per dire, molte persone diranno, no, ma stasera no, io non posso morire perché domani ho da fare, domani devo fare delle cose. Quindi questo è il punto fondamentale. Maria Luisa, le domande, ricordo, se volete farle dovete fare una donazione. Quindi queste sono tutte cose importanti, tutte cose fondamentali che dovete prendere in considerazione, perché se non le prendete in considerazione sarà difficile per voi poi ottenere dei risultati. Questo è un punto molto importante. Distacco dal risultato vuol dire non avere
attaccamenti al risultato. Vuol dire che se una persona non ti va bene, te la devi togliere dai coglioni. Perché rispondo lo stesso, visto che è la prima volta. No, è l'attaccamento. È l'attaccamento che ti porta delle negatività. È l'attaccamento che ti porta delle negatività. Non è il distacco dal risultato. Il distacco dal risultato non porta mai delle negatività. È soltanto l'attaccamento che porta delle negatività. Quindi dovete imparare a non avere attaccamenti. Questa è la vera forza, questa è la vera cosa importante, la vera cosa fondamentale. Quindi, allora, poi ecco l'attaccamento. Leggo la domanda di Dario: l'amante di una donna sposata 58 mesi, fidanzata, come sembra che non intende mollare il ragazzo ufficiale. Quindi questo devi accettarlo, no? Cioè, chi fa l'amante deve accettare di avere un ruolo trasgressivo. Tra l'altro, nel momento in cui questa persona, quindi, tra l'altro, a maggior ragione, una donna o un uomo che ti dice che non vuole lasciare la persona ufficiale, significa che è una persona trasgressiva. Significa che, tra l'altro, è una benedizione che non voglia lasciare, perché nel momento in cui questa persona qua lascia il ragazzo ufficiale, le corna spunteranno sulla tua testa. Se ti ha mollato per prima, amen, meglio. Cioè, meglio, questo è il problema. Se ti ha mollato per prima, no, ora soffro. La sofferenza va accettata e bisogna guardare oltre. Cioè, è come dire, noi dobbiamo avere la forza di affrontare le cose della vita. Questo fa parte della crescita personale. Bisogna seguire un percorso di crescita personale, no? Questo. È importante seguire un percorso di crescita personale e come dire, la sofferenza fa parte della vita, ma non bisogna attaccarsi alla sofferenza, perché se ti attacchi alla sofferenza bisogna guardare oltre, bisogna dare nuovi stimoli, bisogna utilizzare una forma che noi abbiamo che è l'energia Thanatos, il nostro orgoglio. Noi dobbiamo avere un orgoglio e mandare a fanculo le persone che non ci trattano per il verso giusto. Questo è un punto fondamentale, no? E questa è una cosa fondamentale. Non dobbiamo attaccarci. Te la sei tolta dai coglioni? Guarda oltre, avanti, troverai di meglio. Fare gli zerbini deve essere un insegnamento. Bisogna levarsi dai coglioni queste situazioni negative e dare forza al nostro orgoglio, perché, come dire, io valgo, c'era anche nella trasmissione, no? Io valgo e quindi non resto vinculato a de delle situazioni di merda. La crescita individuale, bisogna investire nella nostra crescita individuale. Qua, se volete, potete abbonarvi nel mio percorso al canale con l'abbonamento base e seguire i miei seminari che portano comunque una crescita individuale a comprendere molte cose e a imparare anche l'arte del distacco dal risultato. Quindi queste sono le cose fondamentali. Dobbiamo imparare a riconoscere, diciamo, il nostro valore, un punto fondamentale, e a gestire fondamentalmente le aspettative. Per avere il distacco dal risultato dobbiamo avere la consapevolezza, no? Avere la consapevolezza di ciò che è la vita, avere una visione corretta della realtà, sicuramente decidere l'obiettivo, decidere il focus, fare tutto quello che è necessario, ma accetta che ci possono essere delle variabili che sfuggono al tuo controllo. E ovviamente, come dire, le persone, ad esempio, devono diventare uno strumento e non un obiettivo. Quindi, se una persona vuole fare figli e il suo obiettivo è fare figli, non può volere contemporaneamente fare figli con Mario Rossi. Dovrà fare figli con una persona diversa da Mario Rossi, se Mario Rossi non vuole fare figli. Certo, non deve essere il mostro di Loch Ness, però, come dire, se tu vuoi proprio quella persona, sviluppi attaccamenti. Ovviamente ci sono, ad esempio, la mindfulness che ti può aiutare, la meditazione, ma anche. Ovviamente le aspettative è importante levarsele dai coglioni. Le aspettative sono lo sterco del diavolo, quello che ti distrugge la vita.
Il distacco dal risultato è fondamentale e tutte le tradizioni orientali come il buddismo, l'induismo si appoggiano proprio sul distacco dal risultato. La saggezza viene vista proprio come la capacità di mantenere il distacco dal risultato. Nella spiritualità il distacco dal risultato si manifesta come il non attaccamento, non attaccamento agli esiti desiderati, non attaccamento agli oggetti materiali. Questo ci permette una libertà interiore. Poi la pratica dell'equanimità, no? Avere un senso di equanimità, rimanere calmi, sereni, indipendenti, indipendentemente dalle circostanze, essere concentrati nel momento presente, accettare, come dire, se i problemi si possono risolvere, se una situazione non si può risolvere, dobbiamo accettarla, non è un problema. E la cosa importante, diceva. C'è quel detto, no, che diceva: Dio, dammi la forza di risolvere le cose che posso risolvere, dammi il coraggio di accettare le cose che non posso risolvere e dammi l'intelligenza di distinguere tra le due. Questo è un punto fondamentale. E non bisogna rimuginare come ad esempio fa Dario, non devi stare a rimuginare, bisogna andare avanti e levarsela dai coglioni, e levarsela dai coglioni. Questo è un punto fondamentale. Saluto anche 50 sfumature di arcani e magia. Saluto anche Gabriella Farluzzo. Queste sono un po' le cose importanti che bisogna fare anche nella spiritualità. E poi praticare anche la semplicità, no? Cioè, possiamo essere felici veramente con cose semplici e ricordarci che siamo interdipendenti, no? Quindi ogni nostra azione comunque influenza su tutto il resto. Quindi l'interdipendenza è un altro punto fondamentale, è un'altra strada fondamentale. Il distacco dal risultato non significa rinunciare ai propri obiettivi, non significa non impegnarsi nella vita, ma significa sviluppare un rapporto più sano e flessibile con gli obiettivi stessi, con le persone, con gli amori stessi. E tra l'altro praticare il distacco dal risultato automaticamente ci renderà molto più attraente. Automaticamente ci renderà molto più attraente e ci renderà, diciamo, delle persone molto più interessanti. Soltanto chi sa gestire il distacco dal risultato, soltanto chi sa utilizzare queste cose, e poi vediamo che quando una persona se ne va, andiamo a accendere un cero alla Madonna. Andiamo a accendere un cero alla Madonna, perché quando una persona si toglie dai coglioni, al 90% era la persona sbagliata. Quindi dobbiamo cercare delle cose che ci fanno stare bene, levarci automaticamente dai coglioni tutte le cose, le persone, le situazioni che ci fanno stare male. Il distacco del risultato significa anche avere forza interiore, significa anche avere la capacità di raggiungere i nostri obiettivi. Questo è un po' quello che volevo dire in questa live, per cui imparate ad acquisire forza interiore, imparate ad acquisire e a mantenere il distacco dal risultato.